Sono Eleonora Saramon e sono fisioterapista. Inoltre gioco a calcio e vi parlerò proprio di quest'ultimo perché per come lo affronto per me è un vero e proprio lavoro. La cosa che mi piace di più di questo mio lavoro è proprio il senso del sacrificio, di allenarsi e di comunque far fatica per ottenere un obiettivo. Ma in realtà la cosa più importante è la squadra. È il bello di stare in squadra, è una sensazione che si fa fatica a descrivere a parole, ma è qualcosa che ti lascia un segno. Non sei mai da solo, trovi la forza nel tuo compagno che è pronto a supportarti, soprattutto nei momenti di dolore, ma anche nei momenti di gioia. Si condividono successi e fallimenti. Uno dei momenti più importanti, anzi sono due momenti che vorrei citare importanti del mio successo lavorativo, è sicuramente la prima volta che sono stata chiamata per andare a giocare in Serie A. Avevo 20 anni e quindi mi sembrava una cosa grande e bellissima ed è stata proprio un'esperienza sia dal punto di vista calcistico che personale. La seconda è la vittoria del campionato di Serie B nel 2017, e anno in cui poi abbiamo staccato il biglietto per la Serie A con il Chievo Verona. Allora, il successo per me non è vincere una medaglia, vincere un campionato. Per me il successo è quando dai tutta te stessa per ottenere e raggiungere l'obiettivo che ti eri prefissato. Quando ti puoi guardare indietro e puoi dire caspita, ho fatto un bel lavoro. Per me quella è la forma di successo. Inoltre, nel mio caso personale, il maggior successo, il più grande successo è stato quando mi sono trovata ad affrontare tre infortuni molto importanti e con la mia forza sono riuscita a superarli, con la mia determinazione a tornare lì dove tanto desideravo, in mezzo al campo, che per me è casa. Ci sono sicuramente tre qualità che mi hanno aiutato a diventare la persona che sono e sono l'umiltà, la determinazione e la resilienza, le metterei sullo stesso piano, e infine il rispetto, non per ultimo perché è meno importante. Un consiglio che darei ad una ragazza è quello che la strada dei sogni e delle passioni deve sempre vincere a costo di cadere. Quindi inseguite i vostri sogni perché sono quelli che ci tengono vivi.